Un caro saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV dall'aeroporto Caravaggio di Bergamo, dove sto per decollare per Napoli. Questo è un video editoriale diviso in due parti. La prima parte col mio ricondizionato Regen, vi ricordo www.regenstore.it, i grandi sconti con i codici GLR e GLR TV. Naturalmente adesso c'è Natale e quindi vi consiglio di usarli. Dicevo, video editoriale diviso in due parti perché la prima parte la facciamo qua prima del decollo, la seconda parte la facciamo all'arrivo a Napoli, all'aeroporto di Capo di Chino al Quaglio. Come sapete, da tempo avevo in animo di fare una trasferta dell'Inter, perché normalmente sono sempre in studio, e ho scelto questa. Ho scelto una trasferta indubbiamente difficile contro una squadra importante. Pensavo che avrei trovato Garcia quando, insomma, mi sono messo in testa di venire a Napoli. Invece nel frattempo il Napoli ha cambiato allenatore, riaccogliendo una vecchia gloria, anche gloria si fa per dire, insomma, della panchina nerazzurra, che è Walter Mazzara. La partita è difficilissima, è il 156esimo confronto tra queste due squadre. L'Inter ha vinto 69 volte, cerca quindi la 70esima vittoria. Si era sparsa la voce a proposito dell'ultimissimo di un recupero miracoloso di Bastoni. In realtà Bastoni non è partito nemmeno per Napoli, c'è comunque ottimismo per riaverlo per la prossima sfida con l'Udinese. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche una data presunta del rientro di Pavard con il Lecce, ma io starei molto cauto, ragazzi, bisogna stare molto cauti in tema di infortuni. Nel frattempo, in questa 14esima giornata, come sapete, la Juventus ha vinto a Monza, il Milan, come era prevedibile, ha battuto ed è risorto con il Frosinone, e quindi, insomma, la classifica si è accorciata. Straordinario sarebbe per l'Inter cercare di rintuzzare per la quarta volta in questa stagione un sorpasso e portarsi, vincendo a Napoli, al primo posto. Mi sembra ovvio che non sia facile. Il Napoli è una squadra, a parte che è campione d'Italia uscente, che è partita un po' in ritardo, ma che ha delle individualità straordinarie. Basti pensare a Osimhen, che al rientro dall'inizio della scorsa stagione il confronto con Lautaro è stato a suon di gol. Credo che Lautaro sia a 34 e Osimhen a 32, quindi vedete che sono lì. Occorrerà la miglior Inter, e ovviamente Inzaghi ha scelto la miglior Inter possibile al netto degli infortuni. Ovviamente rientrano tutti, quindi formazione scontatissima davanti la Tula. Insomma, bisognerà stare molto molto concentrati, molto attenti in partita, soprattutto per 95 minuti, perché poi sapete che il Maradona, insomma, io non ci vado da un pezzo, ma me lo ricordo come uno stadio abbastanza caldo, ci sarà un tifo infernale. Però, insomma, sono contento di fare questa trasferta, anche perché a Napoli, appena arrivato, mi prenderanno gli amici dell'Inter Club Quarto Tonino Catuogno, ogni volta fatico a dirlo, e insomma, perché sono loro ospite nel prepartita e sono stati così gentili anche di, oltre che di accogliermi, anche di, insomma, darmi un premio per la mia attività giornalistica come giornalista dell'Inter. Io ricordo sempre che in campagna sono stato al recentissimo convegno di 60, qualcosa come 60 Interclub, la campagna trabocca di interisti, la regione Campania insieme alla Puglia, e quindi ci saranno anche rappresentanti degli altri club, sarò naturalmente contentissimo di salutarli. Io per il momento, col video editoriale di Bergamo, ripeto, lo divido in due parti, mi fermerei qui. La seconda parte la faccio all'arrivo a Napoli, vediamo se durante il volo ci sono delle novità, ma non credo, si tratta solo di aspettare questa sera, naturalmente, e di fare una grande partita. Ci vediamo all'aeroporto Capo di Chino di Napoli, dove comincerò a parlare un po' in partenopeo. Tutto chiaro e guagliò, viva l'Inter! E quindi eccomi a Napoli Capo di Chino, a Napoli Capo di Chino. Chi sta all'aeroporto? Alle mie spalle
Quelle che vi posso dire è che c'è una temperatura qui nel capoluogo partenopeo di 15 gradi centigradi. Sono partita da Milano che c'erano 3 gradi, a Bergamo probabilmente forse pure 2, e arrivo qui a Napoli, ragazzi. Insomma, non c'è il sole, è un po' coperto, il cielo non è azzurrissimo, ma sono qui. Sono qui, addirittura l'aereo della Ryanair è arrivato con un anticipo di 25 minuti. Ma quando mai? Ma quando mai? Allora, naturalmente adesso mi trasferirò subito con gli amici che mi aspettano là in fondo, gli amici dell'Interclub Quarto, Tonino Catuogno, che appunto mi devono dare questo premio. Passo la giornata con loro, ci sono anche alcuni rappresentanti, alcuni plenipotenziari in questo gigantesco summit, in questo grande appuntamento tra interisti in programma a Quart. Io prevedo che si mangiano specialità partenopeo, di cui io, pur essendo nordista, sono particolarmente ghiotto. Già qua la cosa bella è che ti danno il caffè col bicchiere d'acqua, che a Milano spesso glielo devi chiedere. Allora, ragazzi, incombe Napoli-Inter, dobbiamo stare sereni, dobbiamo stare tranquilli. So già che qualche Inter triste, visto che la classifica si è accorciata, oddio, adesso il calendario diventa difficile. Non facciamo come certi che hanno cominciato a parlare del calendario. Il calendario è comunque uguale per tutti, gli avversari sono uguali per tutti, poi c'è chi li affronta prima, chi li affronta dopo. Sono assolutamente tranquillo, ritengo che l'Inter, insomma, anche se non dovesse vincere, sarebbe meglio che non perdesse, ovviamente, ma anche se dovesse venire via dal Maradona con un pareggio, non sarebbe la fine del mondo. Il campionato è ancora lungo, siamo solo alla 14ª giornata, insomma, le frasi che vi dico sempre per tranquillizzarvi. Però, insomma, mi fa molto piacere che allo stadio Maradona questa sera troverò un gran numero di tifosi dell'Inter, ma sicuramente un grandissimo numero di tifosi anche partenopei del Napoli. Pensate che in aereo ho fatto caso che c'era un signore che aveva una felpa di un Napoli club di Verona, e non credo che sia molto facile per un certo pregresso di fare Napoli a Verona. Giochiamo contro la squadra campione d'Italia che meritatamente l'anno scorso ha ammazzato questo campionato. Piacerebbe anche a noi fare magari come loro, no? Fare una fuga solitaria, però insomma la classifica ci dice che in questo momento c'è uno stacco tra Juventus, Inter e Milan in rigoroso ordine di classifica rispetto alle altre, e la prima ad inseguire, tra le prime ad inseguire, c'è proprio il Napoli. L'ideale sarebbe, insomma, marcare ancora più questo stacco. Poi, come vi ho detto tante volte, io mi aspetto alla lunga il duello con la Juventus, però indubbiamente il Napoli è la squadra attrezzatissima. Torno a dire, mi ha molto impressionato il secondo tempo che hanno fatto col Milan quando hanno rimontato da 2-0 a 2-2. È una squadra tambureggiante, insomma, ecco, auguriamoci di non trovare quella squadra lì, oppure di essere noi altrettanto tambureggianti. Con questo, ragazzi, aspettiamo con calma lo snodarsi della giornata e ricordiamoci di stare tranquilli. In coppa a tutte cose dovete stare tranquilli. Ciao ragazzi da Napoli, e poi naturalmente ci sentiremo con storie su Instagram, su Twitter, sulla pagina Facebook dallo stadio Maradona di Napoli, magari prima anche dall'Interclub Tonino Catuogno di Quarto, e poi naturalmente il prossimo video editoriale vediamo di farlo a fine partita, prima possibile a fine partita. Ciao a tutti ragazzi, Napoli-Inter questa sera, vinca il migliore e speriamo che sia l'Inter. Viva l'Inter, ciao a tutti, anzi come dicono qua, viva l'Inter!